Ahmad Rafat, giornalista italo-iraniano, al momento impegnato come conduttore per una trasmissione televisiva inglese in lingua persiana, Raha Television. Le ultime elezioni per presidenziali americane hanno visto prevalere nuovamente Barack Obama. Quanto cambia, se qualcosa cambia, nella politica internazionale, che questa volta ha avuto più importanza per quanto riguarda i dibattiti rispetto a quelle di 4 anni fa, che erano prevalentemente incentrati sulla politica interna? Quando, cosa e quanto può cambiare nella politica internazionale, in particolare in riferimento al Medio Oriente? Ma normalmente i presidenti americani nel secondo mandato hanno mano più libera perché non devono ripresentarsi all'elettorato e pertanto tutti i problemi spinosi li mettono per il secondo mandato. Barack Obama ha 3 sfide per quanto riguardano la politica estera che tutte e 3 sono concentrate nel Medio Oriente. Il primo è il processo della pace tra palestinesi e israeliani, era una delle promesse di Barack Obama. Anche nel suo famoso discorso all'Università di Cairo, al mondo islamico, di trovare una soluzione, invece è rimasto sul binario morto, in gran parte per l'opposizione del governo israeliano, del premier israeliano Netanyahu, e in parte anche per le divisioni che c'erano nel campo palestinese. Tra Hamas, fino a poco tempo fa sostenuto dalla Repubblica Islamica dell'Iran, e Fatah, che è più moderato. L'altra sfida grande è la Siria, dove da oltre un anno e mezzo c'è una guerra che fino adesso ha causato più di 30.000 morti, è una guerra dove non si vede un'uscita. Fatto sta che il Premier britannico David Cameron, nel messaggio di augurio a Obama per la rielezione, dice che per la Siria dobbiamo fare di più. Ma una settimana prima delle elezioni, lo stesso ministro degli esteri americano, signora Clinton, in visita a Zagabria, aveva detto che la Siria, così com'è, non va, a fronte dell'opposizione, deve fare una ripulisti e deve rivedere le sue politiche perché. Noi non sosterremo l'ala jihadista che adesso sta nel Consiglio nazionale. Fatto sta che i siriani si sono riuniti immediatamente a Doha, capitale di Qatar, per discutere, per ampliare, far entrare altre formazioni in modo da poter isolare le frange estremiste islamiche. Il terzo riguarda l'Iran. Tutti gli esperti dicono che l'anno 2013 è l'anno decisivo per quanto riguarda questo spinoso problema per l'Occidente del programma nucleare iraniano, che America lo deve risolvere. Obama, politica ha condotto, che ha dato pure certi risultati, non ha minacciato di guerra, ma con forte pressione attraverso sanzioni, isolamento internazionale, ha colpito duramente la Repubblica Islamica. Ovvio che una parte di questo, il prezzo di queste sanzioni lo paga la gente, ma anche il governo ne è uscito indebolito. Obama ha detto che nell'ultimo dei 3 dibattiti che ha avuto con Mitt Romney, che fin quando lui sarà presidente, l'Iran l'arma nucleare non l'avrà mai. Pertanto saranno le sanzioni, ma allo stesso tempo Obama mira a costringere gli iraniani a sedersi a tavola delle trattative dirette con l'America su questa questione e più in generale sul ruolo dell'Iran nella regione, dopo che il governo è stato indebolito dalle sanzioni. Però per agire sull'Iran dobbiamo aspettare i risultati delle elezioni anticipate in Israele che si terranno a gennaio, perché è Israele che vorrebbe attaccare l'Iran, cioè Israele, Premier Netanyahu. Per il momento l'ha rimandato per le pressioni ricevute dall'America e per l'opposizione, in gran parte dell'opinione pubblica israeliana. E poi alla fine bisognerà molto probabilmente aspettare fino a giugno, quando finirà il secondo mandato del presidente iraniano Ahmadinejad, e Iran eleggerà il nuovo presidente.
Dipende come saranno queste elezioni, se come quelli del 2009 sarà un grande brogli elettorale, oppure addirittura, come vuole Khamenei, è abolire la figura del Presidente della Repubblica e sostituirlo dal sistema presidenziale al sistema del primo ministro e nominare lui il primo ministro in modo da controllare al 100% il problema. In ogni caso, queste sono le tre sfide che l'America e l'Obama 2 ha davanti a sé nel 2013, quando subentrerà a Obama 1. Bisogna vedere chi sarà il ministro degli esteri, perché si dice a Washington che non sarà sicuramente signora Clinton, e già dalla scelta uno saprà quale direzione si prenderà. Molto probabilmente si parla dell'attuale rappresentante americana nelle Nazioni Unite al posto di signora Clinton, e se questo succederà vuol dire che lì l'America adotterà una linea un po' più dura sia nei confronti di Assad che nei confronti di Netanyahu e nei confronti di Khamenei in Iran. Barack Obama non può fare a meno di occuparsi di questi tre problemi, perché nel primo mandato se ne è occupato meno, dovrebbe occuparsene molto di più, altrimenti la credibilità degli Stati Uniti nella regione sarà messa in dubbio. Questa intervista va su un blog. Il 30 ottobre scorso in Iran un blogger di 35 anni è stato arrestato ed è notizia di ieri che questo blogger è stato ucciso in seguito alle torture che ha subito nel carcere di Evin. Sattar Beheshti aveva 35 anni ed è stato catturato dalla cyber polizia iraniana, una polizia che c'è dal 2011. Ci può raccontare che cos'è questa nuova polizia, come agisce? Questa polizia ha diversi compiti. Uno, controllare tutto lo spazio, diciamo, virtuale, e identificare chi all'interno di questo spazio si oppone al regime, arrestarlo. Ma alcuni momenti sono andati oltre, nel senso che per la strada controllavano i telefonini delle persone per vedere se nella memoria del telefonino c'erano barzellette contro il regime, foto di manifestazioni o messaggi SMS mandati per convocare riunioni. L'altro è intervenire, cioè identificare i siti ovviamente da bloccare, e l'altro è un'opera di hackeraggio. Il mio sito è stato vittima di quest'opera. Hanno caricato sul mio sito più di 300 virus su singole foto, singoli documenti, in modo che chiunque apriva uno di questi, il suo computer veniva danneggiato. Costato 2 mesi di lavoro ripulire, guardare file per file, foto per foto, per identificare qual era infetto, ripulirlo e ricaricarlo. Addirittura ho dovuto cambiare dominio, cioè questo loro lo fanno frequentemente sul sito di diversi personaggi che in Iran sono seguiti in certo senso. E il blogger ucciso, io ho avuto ospite nel mio programma in televisione la sorella del blogger il giorno dopo che era stato annunciato che era morto. Lui è rimasto in carcere 6 giorni, 6-7 giorni, dopodiché hanno chiamato la famiglia, hanno detto molto brutalmente, questa è esattamente la frase che hanno detto lo zio del Sattar: comprate una tomba e venite a prendere il cadavere. Di lui non avevano notizia la famiglia dal momento dell'arresto, e non hanno permesso nemmeno ai familiari di assistere ai funerali, nel senso che è stato messo in una tomba solo alla presenza del cognato, marito della sorella, perché riconoscesse che era lui, senza che familiari potessero partecipare, cioè un atteggiamento pure disumano. Impedire l'ultima visita a un familiare. Non è il primo e non sarà l'ultimo, secondo me, blogger che uccideranno. Il blog, il mondo virtuale, fa molto paura alla Repubblica Islamica, perché malgrado
aver creato un corpo di polizia specializzato, malgrado tutti i meccanismi di censura, programmi che ha comprato per bloccare, giovani iraniani, che sono poi il 70% della popolazione, hanno questa capacità di aggirare questi blocchi, di entrare nel mondo virtuale, parlare e leggere. Ecco, lei è autore anche di un libro che ha avuto un grande successo, Io ho Iran, la scritto un rivoluzione libro che è online. Qual è la Iran, la situazione dei rivoluzione blocchi? online, perché gli iraniani hanno portato, diciamo, hanno trasformato Facebook, Twitter in uno strumento di lotta per la democrazia, cosa che poi in Iran il Movimento Verde non è riuscito a sconfiggere il regime, però questo metodo di lavoro è stato adottato anche dagli egiziani, dai tunisini, dai libici e in altri paesi ha dato un buon risultato. In Iran diciamo, è molto raro, è il paese dove ci sono più limitazioni per internet, è il paese dove produce più alto numero di ingegneri di IT e di tecnologia, diciamo, di comunicazione, che poi molti vengono all'estero e lavorano nelle grandi aziende internazionali. eBay è stato inventato da un iraniano che viveva in Iran e si è trasferito negli Stati Uniti per completare gli studi, ha creato eBay. Adesso Google numero 2 è un iraniano, cioè sono molto presenti in questo campo, pertanto questa censura identifica le persone come questo, che poi bisogna ricordare che Sattar Beheshti era anche un operaio, non era uno studente, uno della fide a buona borghesia iraniana, era un operaio, il quale sul suo blog soprattutto scriveva sui problemi degli operai e dei lavoratori in Iran. Perciò era una specie di sindacalista molto attivo nel mondo virtuale e scriveva molto con parole molto chiare, perché non aveva fatto l'università, perciò non parlava un linguaggio molto sofisticato, ma molto parole chiare, diceva quali sono i problemi e cosa bisogna fare. Forse proprio questa troppa chiarezza è quello che gli è costato la vita. La ringraziamo per aver partecipato a questa intervista e speriamo di riaverla presto di nuovo come ospite. Grazie ad Ahmad Rafat. Ringrazio voi per avermi dato questa possibilità.